Intanto vorrei ringraziare Sabine Frommel e Francesco Moschini di avermi invitato. Non so se quel che racconto sarà un vero contributo, dico, al colloquio, ma vediamo. Intanto è evidente che già dal titolo che io sono, come dire, parlerò da architetto, l'architetto che ha fatto molti modelli, perché ha fatto molte esposizioni, ha fatto anche dei modelli intanto professionali. E cercherò di mostrare attraverso dei modelli fatti per esposizioni un po' la retorica del modello. Cosa si può far dire al modello quando si fa un'esposizione su certi autori? Dunque, adesso spero. Passerò in fretta così soltanto alcuni modelli. Questo era un modello, per esempio, per un progetto mio di Fabio Reinhardt per sedurre, diciamo, la Commissione ai monumenti storici, spiegando che non bisognava trasformare un vecchio castello a Bellinzona in un museo, ma farlo diventare un museo di se stesso. Naturalmente non abbiamo avuto nessuna fortuna. Ora, perché un modello di seduzione? Perché era stato eseguito talmente perfettamente, diciamo, dal modellista, che sembrava quasi, dico, di avere quelli davanti agli occhi qualche cosa di estremamente, come dire, concreto. Ma veniamo, dico, alle cose più interessanti, che sono queste, aspetta, ecco qua, queste. Alcuni anni fa siamo stati invitati a fare un'esposizione di Perret, la società Perret, e naturalmente bisognava vedere che progetti Perret mostrare. Mi sembra benissimo che per l'evoluzione dell'architettura dei fratelli Perret, in particolare, diciamo, il pensiero di Auguste, prende la partenza, diciamo, da un progetto che si è sempre, ho spesso detto, costruito dai fratelli Perret, che è la casa in Henri Franklin. In realtà questa casa è stata certo progettata dai Perret, ma la struttura è di cemento armato, è stata l'opera di un'impresa che a quel tempo in Francia era specializzata per il cemento armato. E per i Perret, in fin di conti, affidare la costruzione del loro ufficio, la loro casa, a questa ditta, era fondamentalmente un modo per imparare, per, come dire, abituarsi, diciamo, a costruire in cemento armato. Ci sarà poi un progetto per una cattedrale a Orano, dove loro intervengono, molto più, quando c'è il progetto, anzi l'edificio è in realizzazione, per salvare in qualche modo il progetto stesso, che era stato abbandonato dagli ingegneri che si occupava precedentemente. Questo cattedrale di Orano si presterà benissimo a Perret per sperimentare e in qualche modo appropriarsi di tecniche costruttive che in realtà appartenevano, diciamo, a un suo concorrente diretto. Quando poi si arriva al famoso teatro dei Champs-Élysées, è noto che in realtà il progetto era stato affidato a Van de Velde, e Van de Velde aveva previsto per questo teatro una struttura in metallo. Ora, Perret viene consultato per l'eventuale trasformazione della struttura in metallo in cemento armato, e in questo modo si appropria, se così vogliamo, del progetto. Nell'esposizione abbiamo pensato che era fondamentale mostrare questo teatro come oggetto di discordia e anche, diciamo, di disputa attorno al problema qual è la struttura corretta per un teatro. Chi ha studiato accuratamente il teatro Champs-Élysées non ha ancora riuscito a delucidare la ragione, ma a me pare evidente. Proprio negli anni, all'inizio del 1910, 9-10, così sono bruciati vari teatri, proprio con strutture in metallo, con gravissimi, molte vittime e così via. E quindi il cemento armato sembrava una soluzione opportuna. Fatto sta, Perret interviene e... Per il fatto che in realtà quando si entra nel teatro non si scorge ben poco, diciamo, dell'abilità strutturale sua, di cosa ha inventato come struttura, Perret pubblicherà in qualche modo, per appropriarsi del progetto, la sonometria, o anzi cosa più dice, prospettiva strutturale vista sulla sinistra dell'immagine. Noi abbiamo deciso, la prima decisione addirittura era questa, di costruire due teatri, una metà Perret e una metà Van de Velde, proprio per vedere questo passaggio, un modello enorme. E naturalmente le ragioni di costo sono convinti a ridurre il gabarit, per cui abbiamo costruito una sola metà,
metà, ma è un modello comunque lungo 3,20 metri, alto credo 2 metri qualche cosa, un enorme modello a cui il modellista ha lavorato credo 9 mesi. Con sopra, dico, utilizzando tutti i disegni a disposizione negli archivi, con una massa enorme di materiale che abbiamo aiutato a filtrare per capire che cosa apparteneva al progetto definitivo, più naturalmente sopralluoghi, addirittura sul cantiere, perché in quel momento, proprio così negli anni, siamo alla fine del XX secolo, si stava restaurando il Teatro Champs-Élysées, quindi certe parti erano addirittura accessibili finalmente, e quindi abbiamo costruito un modello dove si vede la struttura, un enorme modello strutturale, e naturalmente l'abbiamo riempito in parte di quel che è naturalmente quel che si vede quando si va a teatro. Ci sembrava molto importante questo per poter far capire che prima di tutto che questa disputa tra Van de Velde e Perret in fin di conti non ha dato luogo a qualche cosa di visibile, ma qualche cosa che portava, dico, su tutta un'altra dimensione, cioè la sicurezza e le possibilità offerte da diverse tecnologie. E allora la grande lezione di questo modello, almeno per noi, è stata questa, che se la hall d'ingresso dei Champs-Élysées sembra offrire una specie di calco, diciamo, della ripartizione delle forze statiche, insistendo molto sulle travi, su pilastri e così via, di tutto questo teatro architettonico non è che messa in scena. In realtà la struttura vera sta 2 metri sopra, 1,50 metri sopra. All'interno del teatro non si vede praticamente un pilastro che corrisponde, diciamo, col pilastro vero. Ma invece, quello che è interessantissimo è che questo modello ha sicuramente, questo, non il modello tanto, ma diciamo questa struttura, quando è in costruzione, ha dato incredibili informazioni a tutti gli architetti moderni francesi di quel momento, e sicuramente alle Corbusier. Perché Perret qui sospende delle travi, sospende delle volte, introduce quasi quelle fotografie che sono, non valgono naturalmente il modello, quelle fotografie si potrebbero scegliere infiniti luoghi dove si può dire questo dispositivo strutturale è stato all'origine di un progetto di Le Corbusier o d'altre figure di quel tempo, e anche di progetti stessi di strutture industriali che Perret farà, diciamo, durante la guerra, dunque la prima guerra mondiale, e poi che applicherà nella chiesa di Le Raincy. Questi disegni sono di nuovo disegni di un progetto a cui Perret teneva moltissimo, perché sono forse i più bei disegni dell'archivio. Allora abbiamo in alto a sinistra una proposta per Chaillot, siamo nel 1934, e Perret probabilmente spera di essere l'autore di una parte almeno della futura esposizione del 1937. Non sarà così, ma ci pensa. Le prime proposte sono 2 torri. Allora si può chiedere perché 2 torri? Credo che una spiegazione sta in questo, la Seine fa un'ansa, e in qualche modo queste torri avrebbero funzionato come dei sestanti nello spazio parigino, muoversi nello spazio parigino, dico, nei dintorni, ma anche ampi dintorni della collina di Chaillot, avrebbe permesso in qualche modo sempre di sapere dove ci si trova, perché chiunque conosce Parigi e non è molto pratico sa benissimo che molte strade improvvisamente sembrano parallele, in realtà divergono, e quindi c'è una specie di disorientamento proprio costruito nella forma stessa della città in quel luogo. Perret parlava addirittura di dei Champs-Élysées della Rive Gauche, dunque partiva da queste 2 torri una via che avrebbe attraversato, sarebbe stato il Champ-de-Mar, naturalmente sotto la Torre Eiffel e così via. E poi il progetto cambia, sicuramente perché le torri sono improponibili, e a questo momento decide di fare un grandissimo portico molto alto che permette di vedere dalla collina di Chaillot, vedere proprio questo futuro, almeno da lui progettato, Champs-Élysées, la Rive Gauche.
E ci sono disegni enormi per questo progetto. Allora ci si può chiedere, ma per che ragione questo accanimento su questo progetto, dove tra l'altro bisogna precisare che strutturalmente è una riflessione sulla modularità, la portanza dei pilastri, così via, che qui vi risparmio, interessantissimo. I disegni che fanno fino a 3 metri di lunghezza, disegni che in realtà nessuno presta veramente attenzione, perché tutti pensano già qui per in una specie di fase di involuzione classicista. Se si guarda il portico si vedono alcune sculture. Anche lì nessuno ha veramente capito perché ragione quelle sculture. Perré spiegherà in un testo che la Francia, dove si è distinta veramente, è nell'arte scultorea. Quindi pensavo che questo portico potesse ospitare all'aperto, ma protetto, dico, alcune coppie, probabilmente coppie di più importanti sculture francesi. E l'idea, molto probabilmente perché è documentato da un piccolo disegnino che nessuno riusciva bene a capire cos'era, era questa l'idea era di trasformare questo museo, perché era un museo d'arte, in una fantastica loggia dei Lanzi, a scala gigantesca, perché proprio nel disegno di Perré c'è uno schizzo della loggia dei Lanzi, che chiaramente è stato fatto da un impiegato, probabilmente per suo uso e consumo. Bisogna dire che in quel momento, proprio prima, era stato con Burdel a Roma e aveva molto esitato su questo viaggio, perché considerava che la lettura rinascimentale è tutta una finzione. Allora, perché noi abbiamo fatto questo modello, che tra l'altro qui è mal fotografato, era un modello enorme, che è costato a dire di Dio, ma allora abbiamo fatto perché ragione? Perché ci siamo resi conto, ragionando sulle prospettive e su, come dire, e sull'idea iniziale di Perré, che in fin di conti Perré ha messo qui in opera una specie di macchina ottica. Bisogna immaginare che sono due immagini, una frontale, vista proprio nell'asse della Torre Eiffel, questa è l'immagine di sopra, e quella di sotto, ma rendo un po' sfocata perché il modello era difficile da fotografare, è una fotografia di sbieco. Quando si mette di sbieco rispetto a questa moltiplicazione di pilastri a causa del principio scelto, di Victor scelto da Perret, si ha come una specie di cortina visuale che cambia costantemente. In qualche modo, dico, Perret e le prospettive che fa indicano veramente questo. Capisce benissimo che muovendosi lungo la Senna si scorge l'edificio sempre sotto altri punti di vista. E quel colonnato che aveva previsto, dico, con molti registri, diciamo, anche in profondità, avrebbe costantemente mutato di profondità. Muovendosi si avrebbe avuto un'esperienza cinetica importantissima. E questa è probabilmente la ragione, diciamo, dell'affezione che Perré porta, diciamo, a questo progetto. Sempre ancora con Perré, ci sembrava importante proporre un modello anche del teatro per l'esposizione delle arti decorative del 25. E soprattutto perché c'era qualcosa che mi irritava un po' come architetto, è che mi rendevo conto che c'era una specie di moltiplicazione di pilastri in questo edificio. Intanto, due pilastri d'angolo, se lo si vede benissimo nell'immagine di sinistra in alto, un pilastro, poi ancora si arriva all'angolo, due pilastri d'angolo, ma quando si entra si trova di nuovo una serie di pilastri. E quindi chiaramente una specie di sproporzione, un'abbondanza di pilastri che non si spiega soltanto con l'esistenza statica, anche se quei pilastri, dico, sono in legno, sono dei pali, perché è un edificio di esposizione. Quello che è interessante è che quando abbiamo poi concepito il modello, e lì si è rivelato l'utilità del modello, ci si è resi conto che tra i disegni pubblicati e la realtà c'era una differenza. Nella realtà la facciata, quella che sta in alto, che andava a sbattere contro gli edifici, altri padiglioni dell'esposizione, non aveva pilastri, salvo all'estremità dove si vedevano. Quindi nessun bisogno statico di questa moltiplicazione di pilastri. Questo progetto è un vero manifesto architettonico, una specie di teatro architettonico. E Perré sa benissimo che in una costruzione è il problema sempre dell'espressione architettonica: o i pilastri stanno dentro o stanno fuori o sono presi nel muro. Tra costruzione reale e tettonica, cioè l'immagine costruttiva, c'è sempre un oiato estremamente importante. E in questo caso, per
il re in qualche modo abbonda, dico, crea un sistema portante, costruttivo, che si vede benissimo nell'immagine, lasciata scoperta, in modo che il modello apparisse un po' come un oggetto di studio, mostra benissimo che c'è una specie di moltiplicazione di struttura dentro, fuori, raddoppio dei pilastri, per mostrare più una logica geometrica del progetto, per mostrare, dico, l'importanza del pilastro, dell'architettura come espressione della struttura, e quindi, come dire, rendendo visibile una volta tanto tutto. Difficili, con la stessa leggibilità, in fin di conti, della struttura, probabilmente, cioè, quasi l'immagine costruttiva è identica, diciamo, con la realtà costruttiva, c'è forse soltanto la Farnsworth di Mies van der Rohe, ma tanti anni dopo. Facendo un'esposizione su Mollino, avevamo pensato che una cosa importante da farsi era spiegare la struttura dell'edificio Mollino. Mollino spiegherà addirittura che la dimensione architettonica della struttura si manifesta quando la struttura va al di là di tutto il buon senso, quando c'è un'esagerazione. Mollino ha una, che tra l'altro è un semiotico in potenza e in qualche modo ha anticipato molte questioni sollevate poi da, diciamo, dalla semiotica letteraria, non tanto quella architettonica, che è stato un vero fallimento, ha capito benissimo che, come dire, per esprimere dico, la funzione o eroicizzare in qualche modo il ruolo della struttura, ci vuole una specie di superamento di quasi non più buon senso architettonico, strutturale. Ci voleva un'esagerazione che tutti colgono. Tant'è vero che in una conferenza che tiene un circolo privato a Torino, avrà una specie di disputa con Belgioioso. Fa un disegno, mostra una struttura tutta ad archi che arriva su fino al filo di un burrone, e poi, la costruzione in legno sopra, e poi un'altra struttura con una specie di enorme sbalzo metallico. E Belgioioso dice, ma certo, perché questo è moderno, tiene conto delle possibilità strutturali del tempo. E Mollino gli fa, più o meno, gli fa, ma per niente, è un'assurdità fare una cosa del genere. Ma perché è assurda? Dico, attira l'attenzione sull'espressione, sul problema architettonico. E quindi questi modelli strutturali, nel caso di un architetto come Mollino, sono essenziali, proprio per il peso che gli dà. Un'altra esposizione fatta con Yves Lambois, questa, su The Style in Francia, ci ha portato naturalmente a visitare, esplorare l'architettura di architetti che potevamo in qualche modo legittimamente sussumere a The Style. Evidentemente Le Corbusier, a lui sembrava evidente anche Lien Gray, e poi grandi dispute su Malestevan. E allora con una specie di montaggio di modelli parziali molto semplificati, abbiamo cercato di mostrare perlomeno quale fa la differenza tra De Staël nel 23 e Malestevan nel 23-24. E se guardiamo adesso l'immagine grande, ci rendiamo ben conto che l'immagine di sinistra è un frammento di uno dei progetti presentati da Van Doesburg con Van Esteren, all'esposizione tenutasi alla Galleria Lyons-Rosenberg del 23, nell'ottobre, e qui chiaramente si vede, diciamo, l'importanza di questi elementi a veletta orizzontali che sono come dei piani che fuoriescono dall'edificio e fanno supporre anche delle suddivisioni interne che qualche volta ci sono, che qualche volta non ci sono. Quindi una specie di dissoluzione della scatola muraria in setti perforati in vari modi, con aperture spesso collocate proprio nelle articolazioni volumetriche, per fingere una spazialità o suggerire una spazialità interna che non necessariamente deve corrispondere. Ma questo principio, diciamo, di composizione per piani ha potenzialmente può crescere, indica una possibilità di crescita. Mentre invece a destra, questo frammento di un edificio di Malestevan mostra come Malestevan, in fin di conti, lavori sempre ancora per blocchi, per volumi. Doesburg, in questa seconda fase dell'evoluzione della sua speculazione architettonica, perché veramente architetto non è, naturalmente, ma è per questo si fa aiutare anche da un giovane architetto come Van Esteren. Questa specie di anche
atettonicità del progetto di von Duisburg e van Estern, nella misura che non si sa come cosa porta. Nel Malestevo troviamo una scomposizione cubica, ma sempre ancora siamo le pareti che scendono fino a terra, c'è l'angolo forato, però si sa più o meno come scendono le forze. E quindi questo era un modo di far comprendere che Malestevo si metteva nella continuità dell'opera di Duisburg, ma non della seconda fase del 23, ma piuttosto quelle del 19-18. Questo è uno dei bellissimi modelli di studio presentati da Moretti già quando è ancora studente, che sarà anche segnalato, tra l'altro, proprio per l'intelligenza con cui Moretti spiega, in qualche modo, come dire, decostruisce il Palazzo dei Conservatori, spiegando, dico, questo principio della costruzione nella costruzione, quindi una specie di questo corrispondersi di una logica costruttiva e di una logica tettonica di immagine. E naturalmente, qui Moschini ne ha parlato naturalmente prima, ci sono queste notevole invenzione di questi modelli dello spazio interno. E forse questo vale la pena spendere qualche parola, perché chiaramente a partire dalla fine dell'Ottocento il problema di come parlare di spazialità in libri, come illustrare, dico, la spazialità rispetto a tutto il resto, alla costruzione, all'immagine esterna dell'edificio, alla sua iconografia e così via, pone problemi. Allora si vedrà che in progresso di tempo ci saranno degli architetti che elimineranno, non disegneranno più lo spessore dei muri anneriti, ma disegneranno soltanto la linea, il profilo interno dei muri, in modo che in qualche modo si legga quasi come un positivo il vuoto. Quindi c'è questo problema, come rappresentare il vuoto. Poi si introduce, spariscono lo spessore del muro, all'interno della pianta si presentano dei disegni graficamente piatti, ma che indicano in qualche modo l'immagine, rimirano l'immagine delle volte. Su questi aspetti insisteranno, e questi disegni si complicheranno nel tempo, tant'è vero che Brinkmann addirittura nei suoi volumi proprio più consacrati alla spazialità, alla forma, allo spazio, attorno al 1913-14, farà disegnare dei disegni estremamente semplificati che soltanto introducendo alcune lettere spiegano come perlomeno il ritmo della ripartizione degli spazi, in sequenza, crescenti, diminuenti e così via. Pinder parlerà addirittura di una ritmica spaziale, farà addirittura la sua tesi, sarà attorno pronto allo spazio come ritmo. Un altro teorico tedesco, e tra l'altro interessante, quasi tutti cominciano con studi di architettura e passano poi alla storia dell'arte, è naturalmente Paul Frankl. Paul Frankl addirittura dividerà diversi modi di esistenza dell'oggetto, quindi un modo di esistenza simbolico, un modo di esistenza costruttivo, un modo di esistenza spaziale, che è il più difficile da rappresentare. Ma Frankl si servirà anche di piante estremamente sofisticate che eliminano in qualche modo il pieno per far esaltare il vuoto. Gli allievi Seldmayr svilupperanno ancora tecniche, disegni a puntini e così via, dove sempre di più il vuoto appare come un pieno, disegnato con suggestioni o indicazioni, diciamo, di volumetrie, di effetti, diciamo, grafici, ma che suggeriscono spazio. E in qualche modo Moretti viene alla fine di questa serie e trova la soluzione finale, perché quello che è interessante è che Moretti non vuol suggerire quello che noi tutti sappiamo e conosciamo dai modelli, che com'è l'effetto del vuoto costruito, ma mostrare l'impronta o l'interfaccia tra lo spazio e la costruzione. E quindi come la costruzione in qualche modo imprime e conforma lo spazio. Ma questo è possibile soltanto se il vuoto si trasforma in un pieno. E non c'è più pieno. Il pieno in un vuoto.
Questa è la grande trovata di questi modelli, che permette proprio di vedere ogni coruscamento, diciamo così, nella superficie interna dell'edificio, diventa visibile e quindi descrivibile. È un modo estremamente, diciamo, qui finalmente lo spazio diventa, acquisisce una specie di statuto proprio, rappresentato, e in questo senso può, come dire, si può analizzare per conto suo, anche se Moretti dirà, mette in guardia dal fatto di ridurre l'architettura a questo. Dice, l'architettura ha numerosi modi di esistenza. Adesso mi servo qui di un termine che viene piuttosto dalla linguistica, ma che serve, anzi la critica del testo, ma questa idea di modi di esistenza è latente in tutta, diciamo, la produzione morettiana. Tant'è vero che senza usare i termini, o l'opposizione, struttura, costruzione, tettonica, Moretti in fin di conti parla di questo aspetto con lo stesso approccio presemiotico di Böttcher e di Semper. I termini non sono gli stessi, dico, Böttcher parla di Werkform e Kunstform, ebbene Moretti parlerà proprio dell'importanza di distinguere tra costruzione visibile e costruzione reale. E che proprio studiando il rapporto tra queste due si capisce, dico, che stile, diciamo, qual è la poetica dell'architetto. Qui si suggeriva, allora, quel che si era fatto in questa esposizione era prima di tutto di mostrare come storici che precedono e che probabilmente conosceva Moretti o comunque facevano parte, diciamo, dell'orizzonte conosciuto della critica d'arte ed architettonica, in particolare italiana di quegli anni, abbiamo prodotto, dico, delle tavole che vengono naturalmente da Fasolo, dove quando spiega diciamo, le strutture ellittiche in architettura, disegni prodotti da Moretti lui stesso, quando cerca di spiegare questa specie di effetto di pressione che si sente in uno spazio a causa del movimento delle pareti, a causa della luce, di come è condotta la luce e così via. E poi, dell'immagine in alto a sinistra, si suggeriva anche una possibile fonte di questo modo di trasformare lo spazio da un vuoto in pieno, forse negli esperimenti dell'atelier della Bauhaus, di sperimentazione plastica e volumetrica sviluppato da Schlemmer e poi condotto da Jos Schmidt. Questi sono modelli per la chiesa del Concistoro di Moretti, dove si vede proprio questo modello che si può smontare in modo tale da poter esplorarlo. Moretti qui presenta divertito un pezzetto solo di un modello per un progetto gigantesco, che è il famoso complesso di Corso Italia a Milano, e si capisce perché sorride, perché questo pezzo che lui ha costruito, che poi è costruito, qui abbiamo una fotografia dell'edificio realizzato, è una curiosa contorsione di una facciata, giocando sui balconi, su uno sfalsamento delle due pareti laterali dell'edificio. L'edificio sul taglio obliquo, probabilmente imposto da un regolamento, Moretti introduce come una specie di torsione dell'edificio. L'edificio sembra girarsi verso chi guarda. E questo ha sicuramente anche una funzione chiara di sfuggire, dico, a tutto l'intorno che sta lì, che preme, perché proprio da quella parte dove gira l'edificio stava l'unico spazio aperto, verde, dietro il blocco di Corso Italia. Ma quello che è interessante è anche, vedete, chiaro, questi qui siamo negli anni 50, e questa specie di sberleffo in qualche modo fatto all'architettura funzionalista, dico, che non avrebbe mai ammesso, dico, questi tipi di giochi così di false prospettive, di quasi contorsioni ottiche, di sperimentazioni ottiche. Ecco qua. Questo ha poi incoraggiato noi, nella nostra esposizione su Moretti al Maxi, a produrre dei modelli di progetti che non sono finiti, i progetti sono rimasti così come erano, dico, alcuni schizzi, un piano di situazione, qualche indicazione scritta di Moretti, e poi niente.
con magari una sezione, spesso schizzi anche contraddittori, tra i quali si dovrà scegliere e dire, ma questi qui fanno un insieme. Questo era un modo fantastico per conoscere i progetti, perché riuscire a trovare coerenza tra schizzi che non hanno data né niente è un modo anche per capire meglio l'architettura. Schizzi come quelli, per esempio, in alto a sinistra. A questo momento abbiamo deciso di mostrare piani di situazione dove i progetti appaiono piccolissimi all'interno del loro intorno, in questo caso l'intorno che era molto più grande di quello che è figurato qui nel modello, ma io ho dovuto ritagliarlo un po' per farlo entrare, diciamo, in una proiezione. L'intorno in questo caso della Appia Antica. Moretti, cinico, ma forse non del tutto al posto sbagliato, era sicuro che questa zona sarebbe stata occupata da un'infinità di piccoli edifici che non magari costruiti senza permesso o altro, ma che l'avrebbero deturpata definitivamente. E Moretti pensava che sarebbe stato molto meglio, dico, pochi ricchissimi proprietari che si costruiscono una villa qua e là e che poi assicurano in qualche modo, cementificano, se vogliamo così, il verde e il paesaggio così com'è. Ora, in questo caso, qui si è data una casa che è costruita con una specie di passeggiata spaziale interna che guarda verso tutta una serie di monumenti o di avvenimenti nel territorio dell'Appia Antica. Questa è un po', quindi è la funzione di questo progetto, doveva essere, non è stato finito, ma noi sembrava importante di costruire il modellino piccolo e mettendolo accanto ai disegni perché si capisse, diciamo, questa intenzione. Oppure il modello sopra, altra villa, per tenere basso, diciamo, tenere un gabarito estremamente basso che si confondeva e spariva dietro i pini, Moretti sviluppa degli edifici con delle corti interne che scendono anche di un livello, di due, e sempre producendo delle forme molto, molto articolate, trasformando le case in fin di conto in una specie di passeggiato, un po' come poi l'ha fatto magnificamente, diciamo, nella Saracena, dove c'è un soggiorno che è lungo 30 metri e largo tra 2,50 m e 3 e 3. E come ha fatto anche in altri, quindi poi in tutta una serie di altri progetti. E ci sembrava che, chiaro, qui non siamo nel giusto, perché è un'approssimazione. Abbiamo degli schizzi, abbiamo fatto montare dei tratti neri su un foglio all'altezza di una parete, ma penso che questo insegna comunque moltissimo su Moretti. Sono perlomeno idee di Moretti che non sono andate perse. Da ultimo, vorrei concludere su un caso, dico, che mi sembra molto divertente e interessante, quello di Eisenman pubblica i suoi modelli, le sue case, dico, quando c'è la neve. Questa casa qui è la casa 2, è una strada per cui la casa appare è bianca, dipinta in bianco, infatti e parlerà tra l'altro lui stesso di cardboard architecture, un architettore di cartone. Il bianco della neve fa sì che si pensa che in fin di conti è un modello. Ma poi c'è il modello vero, e il modello vero naturalmente è rappresentato, il modello vero della casa è rappresentato anche su uno sfondo bianco. In qualche modo questi due, io dico, il modello vero e la casa realizzata, che sembra un modello, si rinviano l'un l'altro. E questo naturalmente per Eisenman era fondamentale. Perché? Perché quando presenta questo progetto le prime volte nelle pubblicazioni che hanno reso famosi i Five, ci sono 24 diagrammi dove spiega, diciamo, come lui mette in opera, utilizza gli elementi fondamentali, quindi il pilastro, la parete, la trave, così via, quindi questa specie di linguaggio che vorrebbe elementare, quasi basico, dell'architettura per costituire un certo tipo di spazialità. Questo è il messaggio. In fin di conti, Eisenman è interessato al concetto messo in opera. L'opera finita, in qualche modo, è, come dire, ormai un concentrato delle idee, ma non rappresenta più il lavoro prodotto, non presenta più il processo. Per connotare, in qualche modo, l'importanza, diciamo di questo, del progetto, in quanto frutto di un lavoro intellettuale, dello sviluppo di un concetto, di un linguaggio,
è molto importante per lui che l'edificio finito assomiglia a un modello e che il modello assomiglia all'edificio finito per creare una specie di connessione ideale tra le due cose. E in questo si può dire che Eisenman lavora in questo momento, è molto vicino a quel che stava facendo Sol Hewitt. Anche lì queste delle sculture o delle opere dove l'opera è una specie di mode d'emploi, teoria e applicazione di un concetto per fabbricare delle opere. E allo stesso tempo è un prodotto finale di questo processo. E per poter in qualche modo connotare e mantenere questo senso dell'operazione, questa messa in parallelo, che tra l'altro presuppone che chi guarda, conosce l'opera pubblicata, realizzata, conosce i modelli, conosce gli schemi, in qualche modo un modo estremamente concettuale, è anche un cammino lungo e difficile per chi guarda, ma in questo senso è proprio una vera opera moderna, perché l'opera moderna, in fin di conti, richiede una decodifica. In qualche modo noi siamo come pubblico siamo delle cavie. O comprendiamo tutto o non comprendiamo niente. Possiamo, in qualche modo, per una specie di ammirazione ridicola, dico che non ha bisogno di nessuna prova, semplicemente perché siamo felici di essere in uno stato di estasi ammirativa, ma per l'opera a questo punto potremmo anche non esistere. Mentre invece il grande problema che pone l'architettura moderna è proprio questo di non ne sappiamo mai abbastanza, sempre noi dobbiamo cercare per saper di più. E io penso che Eisenman in qualche modo ci provoca su questa dimensione, diciamo, del comprendere, dell'aspetto cognitivo dell'architettura. Quando a Monaco, già diversi anni fa, qualcuno gli ha fatto notare che però la casa si stava rovinando, Eisenman ha detto: io trovo stupendo che un concetto faccia la muffa. Bene, grazie.